uno speciale di Polifemo Spettacoli. Siamo qui a Taranto presso lo studio di AT Production di Cataldo Aldo Tortorella, perché vogliamo presentare davvero un brano che sta spopolando, quello di Simona, Adesso è ora. E allora, Aldo, intanto tu sei il titolare di questa etichetta discografica, sì. Vediamo un po' come è nata questa idea, come si è sviluppata, il successo che ha avuto, perché il tuo fiuto musicale ha puntato dritto su Simona e poi la vostra scommessa è diventata una realtà vincente. Allora, noi siamo un'etichetta discografica che è nata da poco. Ho creato un'etichetta discografica perché io sono nel mondo dello spettacolo da diverso tempo, un'agenzia che fa eventi, però voglio puntare sui ragazzi di Taranto, far conoscere le potenzialità che abbiamo qui noi a Taranto, in tutta Italia e magari speriamo anche un futuro in tutta Europa. Un giorno è arrivata Simona, così stavamo facendo due canzoni al pianoforte e l'ho ascoltata. Ho detto, ammazza che bella voce, perché non proviamo a fare un percorso musicale insieme? E così io, che sono il titolare dell'etichetta, insieme a tutto il mio staff, che è Roberto Sticchi, il produttore e arrangiatore, Alessia Amati, la nostra scrittrice, ho detto proviamo a fare un nostro primo brano. E infatti abbiamo creato Adesso è niente. Non ci aspettavamo tutto questo successo, perché in una settimana abbiamo avuto 10.000 ascolti su Spotify, 10.000 visualizzazioni su YouTube. È stato grandioso e soprattutto grazie a tutto il mio staff, io sono soltanto, diciamo, quello che dirige tutta la parte di pubblicità e anche ogni tanto stresso anche un po' Simona, perché sì, sono il suo manager un po' su tutto, perché ormai social, Instagram, Facebook. Però ripeto, Adesso è niente è un brano nato così, mentre stiamo chiacchierando, sulla voce fenomenale di Simona. E allora, scopriamo questo talento. Intanto, Aldo, sono contento che tu voglia valorizzare i talenti locali, perché Taranto è una città che ha mille problemi, ma Taranto è una città che ha tantissime risorse e le migliori intelligenze, le migliori perle di questo territorio non devono andare fuori, ma devono rimanere qui, devono valorizzare e far crescere il nostro territorio. E allora eccoci con Simona, Adesso è niente. Un brano che così immortala, fotografa il sentimento post delusione d'amore, dopo essersi lasciati. Ecco, parliamo, ma intanto prima di andare così a parlare di questo brano, presentati. Come è nato questo amore per la musica? Allora, intanto ciao a tutti, sono Simona. Io canto da quando avevo 12 anni, ho iniziato a studiare musica privatamente e successivamente ho associato lo studio del pianoforte e adesso sono all'ultimo anno del conservatorio in merito alla laurea di canto pop. Come diceva Aldo, è nato questo brano Adesso niente così, chiacchierando. Racconta appunto un legame forte, ormai finito, però ovviamente ciò che rimane sono i ricordi che sono incancellabili. E oltre a questa vena malinconica, diciamo, invita a guardare un po' in maniera positiva, quindi ad andare avanti e lasciare un po' da parte il dolore. In effetti il significato Adesso è niente fa comprendere chiaramente che quello che era tutto e poi si è polverizzato, è evaporato, però la vita continua, the show must go on. Esattamente, proprio così. È un brano, per me è un nuovo inizio appunto, con Aldo, con l'AT Production, con questo staff. È come se stessi ricominciando, quindi sono davvero contenta di questo brano, di tutti i feedback che abbiamo ricevuto e spero sia appunto soltanto l'inizio. Simona, qual è il tuo modello musicale, il cantante, la cantante, l'autore che ti fa palpitare il cuore e ti fa, e magari vorresti un giorno emularlo? Allora, diciamo che non ho un artista modello, ecco. Esattamente. Ascolto un po' di tutto, però vado da Alicia Keys, Giorgia, Tiziano Ferro, spazio, diciamo, ecco.
Ecco, allora Aldo, così concludiamo questa bella, questo bell'incontro. Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere, perché questo è un punto di partenza. Ogni artista, anche i più grandi artisti, sono nati dal nulla, si sono costruiti da soli, e quindi creare qualcosa mattone su mattone è la soddisfazione più grande. Però non poniamo limiti, come si suol dire, alla provvidenza e al successo. Assolutamente. Allora, l'obiettivo con Simona è adesso è far uscire altre 3 singoli nel corso dell'anno del 2021 e soprattutto arrivare a Sanremo giovani, perché lei è giovane e il nostro anticipo questa cosa: l'anno prossimo inizieremo Sanremo, il percorso di Sanremo giovani con la nostra Simona, con un inedito che faremo sentire dopo, naturalmente, presentato a Sanremo, e speriamo bene, perché per carità, un artista tarantino che arriva a Sanremo per noi è un grandissimo passo, quindi sta tutto a lei, deve crescere bene, dico io. Non aggiungiamo altro e ora deliziamoci con Adesso è niente. E poi, chissà se è colpa mia o la nostra, di tutta questa storia, la tua distanza o la finta indifferenza. Ed io vorrei capire se adesso è niente, ma quello che importa è. Magari ci ripenserò, e tra le note del mio phone ci sarà scritto il tuo nome e 1000 parole che forse non ti dirò. Magari le rileggerò, ci sarà male o forse no, perché nella mia testa quello che resta è il ricordo che ho di te. E poi chissà come sarebbe stato un po' di vino, il tuo divano, le mie canzoni al piano. Ma io vorrei capire se adesso è tardi, ma quello che importa è. Magari ci ripenserò, e tra le note del mio phone ci sarà scritto il tuo nome e 1000 parole che forse non ti dirò. Magari le rileggerò, ci sarà male o forse no, perché nella mia testa quello che resta è il ricordo che ho di te. Ci si incontra per caso tutte le volte che me lo sento, e sarà vero o me lo invento, ma ad evitarti non riesco. E forse sto sbagliando, forse non ha senso, ma se io guardo tutto da un altro verso, allora starò meglio. Magari ci ripenserò, e tra le note del mio phone ci sarà scritto il tuo nome e 1000 parole che forse non ti dirò. Magari le rileggerò, ci sarà male o forse no, perché nella mia testa quello che resta è il ricordo che ho di te.